Buonasera a tutti, grazie, ben ritrovati. Vi ringrazio innanzitutto per il calore della scorsa volta, perché comunque sappiate che per me è stato importante, ecco, perché sapere che tanto studio poi possa portare, esatto, ad una, anche a portare piacevolezza, ecco, a voi, ad un pubblico, e che poi insomma si venga giustamente ricambiati, apprezzati, per me è stimolo per continuare così, per continuare i miei studi su questa strada. Allora, stasera, anche se è difficile questa strada, lo dico senza, ecco, con sincerità, questa sera, come già sapete, ho pensato ad un argomento interessante, diverso rispetto al primo che abbiamo affrontato nello scorso giovedì. Interessante l'argomento della luce, anche questo molto vasto, forse ancora di più dell'iconografia mariana, perché lo immaginerete da voi quale ruolo fondamentale abbia avuto la luce. In questo caso parliamo dell'arte cristiana, perché di fatto di arte occidentale io mi occupo, e quale fosse ruolo fondamentale soprattutto in età medievale. Ruolo fondamentale, andremo anche a sfatare alcuni miti riguardo la luce che invece sono ancora di fatto portati avanti, anche e soprattutto nella lettura degli spazi liturgici, nella lettura degli spazi della chiesa medievale, della chiesa romanica in particolare. Parleremo anche un po' del mosaico, diremo anche qualcosa, poi passeremo ad apprezzare le tavole d'oro, perché anche lo sfondo oro ha un ruolo fondamentale proprio in relazione alla simbologia della luce, e infine tratteremo della luce per i pittori rinascimentali. In realtà vi ho portato, come l'altra volta, alcuni esempi, quindi considerate sempre che in una vastità di argomenti io ho colto un pochino fior da fiore per mostrarvi degli esempi di quanto vi dirò. Allora, partiamo da questo mosaico meraviglioso che immagino che molti di voi già conoscano. Siamo a Cefalù, non è l'Orreale. Attenzione, si somigliano molto, è la stessa iconografia, siamo nella stessa area geografica, siamo anche nello stesso contesto culturale. Qui ci troviamo, è un pochino prima, il mosaico di Cefalù è uno dei primi di committenza romana. Siamo infatti tra 1140 e 1150 circa, e una quarantina di anni dopo poi verrà un mosaico assai simile, che è quello di Borreale. Di fatto la nuova dinastia normanna insediatasi a Palermo in Sicilia comincia a stimolare una committenza assolutamente alta di opere costosissime, perché non c'è bisogno che ve lo dica, lo vedete anche da voi, che un'opera del genere comporta uno sforzo di maestranze e anche di investimento economico veramente notevole. Ma l'idea era quella di lanciare un messaggio, un messaggio che era il seguente: la nuova dinastia è all'insegna della regalità ed è in un certo senso erede della antica tradizione bizantina. Sapete che a Bisanzio c'era un imperatore già da moltissimi secoli, l'impero di Bisanzio portava avanti la propria politica, e di fatto quando si voleva dare un'immagine di regalità si guardava all'iconografia promossa dalla corte bizantina. Di conseguenza anche tante immagini della maestà divina, specie quando parliamo di immagini che sono di committenza, comunque sono di maestranza bizantina, si rifanno a quei dettami di regalità che erano tipici della corte di Bisanzio. Ecco, dovete immaginare che in Sicilia vi erano stati secoli di fatto di dominazione araba, e che quindi si era anche un pochino perso
diversa l'idea dell'immagine, perché lo sapete anche voi che l'immaginario, il repertorio iconografico arabo sì, ha anche immagini, fisiche, in realtà immagini di uomini, non è vero che assolutamente non le rappresentano, ci sono dei codici in cui sono rappresentati, però di fatto questo è uno dei primi mosaici in cui si ritorna ad una tradizione diversa e vengono chiamate per realizzarlo delle maestranze bizantine, quindi il repertorio che viene utilizzato è di fatto un repertorio già conosciuto nelle chiese d'Oriente. Vedete che è rappresentato nel catino absidale il Cristo Pantocratore, il creatore di tutte le cose, un Cristo gigantesco, maestoso, che regge il libro della parola. Sotto di lui vi sono altre rappresentazioni, la Vergine, gli angeli, i profeti, tutti in fasce distinte. Ecco, una piccola nota iconografica. Di fatto, questo repertorio di immagini era già presente nelle chiese bizantine, però qui, potremmo dire in Occidente, i bizantini si ritrovano a lavorare su un'architettura che è molto diversa rispetto a quelle delle chiese orientali. Per esempio, questa architettura non ha la cupola, che invece nelle chiese orientali c'era quasi sempre. E di conseguenza, cosa fanno in queste maestranze? Spostano alcuni motivi iconografici in parti della chiesa che avevano a disposizione. Per esempio, il Cristo Pantocratore nelle chiese bizantine solitamente si trova sulla cupola, al vertice. Qui la cupola non c'è e allora il Cristo si sposta sul catino absidale, il che dal punto di vista liturgico è assolutamente coerente, perché il catino absidale è il luogo più importante della chiesa. Qui già cominciamo un pochino ad addentrarci nell'idea di che cosa sia lo spazio liturgico di una chiesa. In questo caso parliamo di romanica, ma la divisione degli spazi liturgici di una chiesa affonda le sue radici molto prima, già in epoca paleocristiana si comincia a dividere lo spazio a seconda della sua funzionalità. Il catino absidale è zona di fondamentale importanza perché solitamente è la sede dell'altare maggiore. Nelle chiese, soprattutto nel periodo medievale, vi sono numerosissimi altari, non dobbiamo pensare che l'altare sia unico, e tuttavia c'è un altare maggiore che si trova solitamente lì. Quindi il catino absidale è di fatto il caput, è la parte più importante, fondamentale. Immaginate che la chiesa sia come un corpo umano, è la testa di questo corpo umano. E è anche il luogo dove si manifesta la maestà divina. E quindi una rappresentazione della Maiestas Domini è assolutamente coerente. Dove si trova il Cristo Pantocratore? È rappresentato su questo sfondo completamente dorato. Ora, l'interno della chiesa di Cefalù non è così luminoso come questo mosaico potrebbe suggerire. E qui si pone già una prima forte suggestione che è insita in questa tecnica del mosaico. Il mosaico porta già dentro di sé la luce. Numero uno, mostrando questo fondo oro. Il fondo oro, ve lo anticipo già adesso, ma lo vedremo poi anche con le tavole, è la rappresentazione simbolica più adeguata e più adottata nel Medioevo per rappresentare la volta celeste, l'infinito spazio del cielo. Una rappresentazione quindi non naturalistica, ma simbolica, molto significativa. Quindi il cielo di fatto è un cielo di luce, perché non tanto la preziosità del materiale è qui chiamata in causa. Dovete infatti immaginare che molti altri colori avevano un costo al pari o forse più dell'oro. Pensiamo al lapislazzuli, che è il blu in assoluto più prezioso che veniva utilizzato soprattutto per miniatura o pittura su tavola, ma poteva anche essere utilizzato per l'affresco.
Il lapislazzuli è proprio ricavato dalla triturazione della pietra preziosa e quindi è un colore costosissimo. Quindi non è tanto il costo dell'oro. Certo che poi, lo vedremo, avrà una sua importanza anche il costo del materiale, ma in questo caso è proprio perché è il colore più adatto a simboleggiare la luce divina. Vi dicevo quindi, il mosaico porta, già reca dentro di sé una luce, con l'utilizzo dell'oro, ma anche per il fatto che è una tecnica che permette poi di riflettere in un certo senso la luce. La luce di che tipo? La luce naturale, ma non dovesse esserci quella luce, la luce artificiale. Noi vediamo questi interni di chiese romaniche, per esempio, il romanico è proprio esemplare su questo, e ce le immaginiamo completamente vuote. Più sono vuote e più ci sembrano aderenti alla loro immagine originale. E invece noi dobbiamo immaginare, dobbiamo sforzarci di immaginare che queste chiese non fossero affatto vuote e spesso non fossero nemmeno così completamente bianche. Noi abbiamo un'immagine del romanico completamente bianco, come avevamo l'immagine della scultura greca completamente bianca, e poi invece siamo arrivati a capire che in realtà le statue greche erano dipinte. È stato uno shock perché abbiamo visto, per esempio, ricordo una statua romana, quella di Augusto, con rossetto. È stato scioccante, però era così. L'arte antica era molto colorata e in una chiesa romanica dobbiamo immaginare che vi fossero pitture votive. Vi ho detto di questo grande moltiplicarsi di altari. C'erano delle barriere, perché non è che i fedeli potessero andare dappertutto come adesso. Poi la vedremo una barriera particolarmente interessante. I fedeli potevano di fatto sostare solo dove? Nella navata, a volte neanche tutta. Non avevano l'accesso libero al presbiterio come accade adesso. Non avevano una visione sempre chiara, per esempio, dell'altare maggiore, perché c'erano proprio dei erano quelli che sono stati definiti plutei per l'arte più antica, poi verranno chiamati tramezzi per la chiesa gotica, che non erano altro che iconostasi, in un certo senso, la versione occidentale delle notissime iconostasi delle chiese orientali. Quindi noi dobbiamo immaginarci uno spazio molto diverso di chiesa rispetto a come lo vediamo oggi. E dobbiamo anche immaginare che la chiesa fosse piena di luci, luci soprattutto artificiali, torce, candele, lampade. Spesso abbiamo tantissimi documenti di donazioni di lampade alle chiese, lampade votive, lampade che devono ardere davanti alle immagini, immagini che possono essere tavole, possono anche essere affreschi, possono anche essere mosaici. E di conseguenza alla luce di queste lampade doveva, pensate, rifulgere questo mosaico di una luce assolutamente particolare, e noi dobbiamo fare lo sforzo di immaginare tutta questa luminosità all'interno dello spazio liturgico. Quindi un modo che l'arte romanica ha di illuminare uno spazio liturgico, può essere con il mosaico, che è particolarmente adatto allo scopo, oppure fisicamente il romanico diventa di fatto l'architettura della luce, perché è la prima architettura che comincia proprio a preoccuparsi nella sua progettazione di dove saranno i punti luce all'interno della chiesa, e di fatto anche la modulazione dei diversi spazi avviene in funzione di quella luce. È un concetto che poi il gotico erediterà in pieno e porterà alle estreme conseguenze, lo vedremo tra poco. Qui vi ho voluto proporre una chiesa romanica per tutte, perché moltissimi sarebbero gli esempi da fare, che è la splendida Sant'Antimo. Non so se qualcuno ha avuto modo di visitarla, siamo nel Senese, è
una sede splendida, esattamente adesso è sede dell'ordine agostiniano, mi sembra che vi siano gli agostiniani, chiesa antichissima, pare che conservi un abside addirittura di origine carolingia, quindi stiamo parlando di un luogo, ma la struttura portante è di fatto quella che noi possiamo vedere è di fatto romanica. E ho voluto presentarvi questa fotografia dell'interno, vedete come la luce ricopra un ruolo fondamentale. Vi è una luce nella facciata, vi è una luce nel catino absidale e vi è un giro di altre finestre che corre di fatto per tutto il deambulatorio che è sull'abside. Cioè sull'abside c'è proprio la possibilità, c'era la possibilità per il fedele di passare intorno, non dentro il presbiterio, ma intorno, seguendo il perimetro dell'abside senza disturbare le sacre funzioni. Questo era un tipo di percorso che di solito veniva ideato nelle chiese romaniche in funzione di solito dei pellegrinaggi, perché in questo modo il fedele poteva avvicinarsi al luogo dove erano le reliquie, che di solito era vicino all'altare, presso l'altare, poteva anche essere in cripta, e però non passava dentro il presbiterio, ma di fatto dalla navata vi girava intorno. E adesso sfatiamo un mito delle chiese romaniche, ma anche di quelle paleocristiane, di quelle carolingie, sfatiamo assolutamente questo mito che ancora regna di fatto nelle nostre percezioni e che ha a che fare invece assolutamente con la direzione della luce. Allora, la chiesa in generale, dall'età paleocristiana, è orientata. Giusto o sbagliato? Sbagliato. È quel mito che sfaterei. Allora, la chiesa è orientata perché è rivolta in direzione della luce del sole. Infatti, così insegnano, ma noi dobbiamo assolutamente essere critici e dobbiamo guardare a una realtà dei fatti che ci dice che non tutte le chiese sono rivolte verso Oriente. Quindi ci sono anche altri fattori. Ci può essere un fattore molto banale che determina una direzione della chiesa, che può essere anche un fattore di tipo geologico. Il terreno non è abbastanza. Considerate che la chiesa viene sempre costruita partendo dall'abside, quindi è da lì che si parte, non si parte dalla facciata. Perché si parte a costruirla dall'abside? Perché io, durante la costruzione della chiesa, posso già dire la messa. Quindi anche qui si pone un bel problema, cioè la data di consacrazione dell'altare e la data di inaugurazione di una chiesa non sono la stessa cosa. Però, ecco, tenete presente questo, l'abside è la parte più importante, si parte a costruire dall'abside. Ecco, ci possono essere ragioni geologiche, ci possono essere anche altre ragioni. L'altare io lo voglio fare sopra la tomba di un santo, che secondo me, secondo la tradizione, si trova lì. Però l'altare, quindi, dove costruisco l'abside, non è verso Oriente. Ci sono veramente molte altre faccende che determinano la decisione di costruire una chiesa che può essere orientata, ma può anche essere occidentata. Quindi, certo che la questione di dove sorge il sole è importante, perché nella simbologia della luce, nella chiesa romanica, ma partiamo già dalla chiesa paleocristiana di fatto per questo concetto, la luce simboleggia Dio stesso. C'è un filosofo in particolare che è Giovanni Scoto, siamo già nel IX secolo, ma lui esprime molto bene un concetto che già era presente di fatto nella filosofia cristiana, e cioè che la luce è la manifestazione naturale della luce divina che noi non possiamo percepire sulla terra, e di conseguenza la luce ha una fondamentale importanza in queste architetture. Allora, quando il sacerdote officiava messa, altro mito da sfatare, che è strettamente collegato con la questione della chiesa occidentata, orientata, direzionata, celebrava messa sempre con la schiena ai fedeli? Vi hanno detto così, siate sinceri. No. Il sacerdote
messa in direzione della luce. Quindi può celebrarla o dando la schiena ai fedeli, oppure celebra guardando i fedeli. L'importante è che sia in vista della luce. C'è uno studio eccezionale che è stato pubblicato in questa raccolta di studi sull'arte medievale che si chiama Le vie dello spazio liturgico. C'è questo studio che vediamo, si chiama Sible de Blau, è un nome impronunciabile e intrascrivibile, ma il titolo dello studio è proprio In vista della luce e spiega proprio come fosse fondamentale che il sacerdote officiasse guardando la luce, che simboleggiava la risurrezione di Cristo, simboleggiava Cristo stesso, aveva un ruolo fondamentale, quindi poteva anche capitare che nella stessa giornata il sacerdote officiasse girato, esattamente, perché a volte contava il fatto che il sole sorgesse da una parte, ma a volte contava il fatto che il sacerdote fosse diretto verso la luce. E sapete che vi ho detto poc'anzi, vi sono aperture in facciate, vi sono aperture sull'abside, proprio perché la luce deve inondare lo spazio della chiesa, ma deve anche cambiare, no? Cambiare la propria colorazione, quindi lo spazio di una chiesa cambia, ed era, questo era previsto, cambia a seconda dell'ora della giornata, e questo è fondamentale per la riflessione della preghiera, che infatti, se ci pensate, è scandita proprio in diverse parti durante la giornata. E questo per quanto riguarda la Chiesa romanica. Vi dicevo che l'arte gotica eredita questo concetto degli spazi che vengono modulati dalla luce e lo porta alle estreme conseguenze. Allora, il gotico è un'arte che di fatto si avvale di ideazioni tecnologiche diverse rispetto al romanico, anche se il romanico le aveva ampiamente anticipate. Ma in particolare, potremmo dire, una caratteristica fondamentale dell'arte gotica è che cambia i sistemi di sostegno. E questo sembra una cosa, sembra un particolare di poca importanza, ma se per l'arte romanica era la parete quella che sosteneva tutti gli spazi, per l'arte gotica non è più la parete la cosa importante, ma sono i contrafforti, che sono altre strutture. Avete presente le grandi cattedrali francesi con questi grandi contrafforti? Anche in realtà in Italia mi viene in mente Santa Chiara d'Assisi, che ha proprio un'infilata di archi che sostiene la struttura. Quindi i contrafforti, e poi c'è questa tecnologia dell'arco a sesto acuto che alleggerisce moltissimo i parametri murari, e di conseguenza la parete perde un pochino, anzi perde alla grande quel ruolo di sostegno che aveva prima, e quindi diventa spazio per fare cosa? Spazio che può essere riempito da cosa? Può essere riempito con affreschi. Infatti in Italia abbiamo una moltiplicarsi di cicli cristologici dedicati ai santi, oppure con vetrate. Possiamo proprio sfondare questa parete e possiamo invece riempirla con delle vetrate. Ecco, volevo leggere questo passo scritto da Enrico Castelnuovo. Enrico Castelnuovo è uno dei più grandi, secondo me, studiosi storici dell'arte italiani, che è venuto a mancare recentemente, che ha scritto cose fondamentali sull'arte medievale, e ha scritto anche, ha dedicato un'intera pubblicazione che io lì vi presento e vi invito poi chi lo vorrà a prendere a prestito, perché è un libro straordinario, tutto dedicato all'arte della vetrata. E in una delle prime pagine di presentazione esprime queste parole che secondo me rendono benissimo che cosa, quale sia l'impatto di queste numerosissime vetrate all'interno dello spazio gotico. Grazie alla luce, il mosaico inerte, ecco che si riprende anche il concetto di mosaico, fatto di vetri e piombi, diventa splendente, simile alle gemme, e muta di colorazione nel volgere di brevissimo tempo. Lo avvertirà chi entri verso il tramonto in una grande chiesa gotica del nord.
in alto contro le pareti scure di cui non si distinguono più le pietre, contro le finestre i cui limiti sono ormai invisibili, una teoria scandita e ritmata di profeti, di re, di apostoli rutilanti e traslucidi, sembra sospesa in cielo, illuminata e splendente per l'ultima luce. È bellissimo, è un passo bellissimo. Allora, un mosaico sì, ma perché? Simile al mosaico perché sono diversi tasselli in fondo, ma del tutto diverso perché la luce non deve più essere riflessa, ma passa attraverso. Passando attraverso, la luce delle diverse parti del giorno dona alla vetrata stessa una colorazione diversa e quindi anche all'interno dello spazio della chiesa si percepisce un cambiamento, che è quello che Enrico Castelnuovo rende perfettamente. Un'altra cosa, la vetrata al pari del mosaico, al pari dell'affresco, comunque può essere utilizzata per ospitare soggetti della storia sacra, soggetti dell'Antico, del Nuovo Testamento, figure di santi, storie di santi. Quindi la vetrata, con le vetrate, è possibile creare all'interno dello spazio liturgico un percorso, esattamente come lo si può creare con un affresco. Non dobbiamo pensare, quando entriamo in una chiesa, per esempio francese, quelle grandi chiese gotiche di cui la Francia è ricca, vedendo tutte queste vetrate, che non vi sia un disegno dietro, perché la committenza era molto attenta invece a che vi fosse un preciso disegno dietro la scelta iconografica di ogni vetrata. E quindi le vetrate sono, quando abbiamo ovviamente gli originali, perché a volte purtroppo ciò non avviene, ma sono collegate tra loro ed esprimono un messaggio ben preciso. Parliamo di un esempio fondamentale. 1144 è considerato l'anno di nascita dell'architettura gotica e è l'anno in cui viene costruito il coro di Saint-Denis in Francia da parte di un committente di cui abbiamo il nome, che è l'abate Suger, che era tra l'altro, per nostra fortuna, un grafomane. Quindi lui lasciò moltissime memorie di qualunque scelta lui abbia fatto per la costruzione della nuova cattedrale, a partire proprio dalla parte più importante, cioè il coro. Viene considerato l'inizio dell'arte gotica perché vedete che il coro, voluto presentare sia la fotografia complessiva che quella in pianta per farvi capire, presenta questo sistema ricchissimo di volte archiacute, e di conseguenza per la prima volta vengono utilizzati per esempio l'arco acuto ed altri segni del linguaggio che poi sarà propriamente quello dell'arte gotica. E Saint-Denis conta anche un grandissimo numero di vetrate, molte delle quali, nonostante i numerosi incendi che la chiesa che hanno danneggiato la chiesa e i suoi tesori, sono sopravvissute fino a noi. Ecco, vi dicevo del fatto che l'abate era particolarmente prolisso, particolarmente ci ha lasciato moltissime testimonianze e rilascia anche testimonianza delle scelte iconografiche per le sue vetrate e dice: abbiamo altresì fatto dipingere dalle mani eccelse di molti maestri di diverse nazioni, quindi lui addirittura aveva chiamato maestri non solo francesi per lavorare alla nuova costruzione, la splendida varietà delle nuove vetrate, sia in basso che in alto, dalla prima estremità del coro che ne inizia la sequenza, dove è rappresentata la stirpe di Yes, fino a quella che sovrasta la principale porta d'entrata alla chiesa. Ecco, quello che vi dicevo, le vetrate sono collegate fra loro. Quando la committenza stabilisce di iniziare un programma decorativo di questo tipo, ecco che si pensa quindi a che tipo di programma vogliamo svolgere, che tipo di parallelismi vogliamo creare, parallelismi tra l'Antico Testamento e il Nuovo, le profezie che si avverano con la venuta di Cristo, e insomma c'è sempre una corrispondenza, e in questo caso è proprio
chiaro quello che l'abate dice. Il programma parte dal coro, dove si comincia con la stirpe di Jesse e poi prosegue di fatto fino alla porta d'ingresso della chiesa. Quindi c'era assolutamente un disegno preciso. Fortunatamente la vetrata con la stirpe di Jesse si è salvata con questo motivo iconografico assai diffuso, con l'albero di Jesse che nasce direttamente dal corpo di Jesse che poi genererà Cristo. E vedete, doveva essere questa la prima vetrata del programma voluto dal Suger, perché egli si fa rappresentare proprio